I'm a lot like you. Pictures in my room. Buon pomeriggio a tutti, sono Massimo Cerquetani. Qui davanti a me ho Alessio Mazzeo, che come già sapete è un pilota expert. Ci troviamo nel mini autodromo internazionale RME Cassino, che sta ospitando la prima prova del campionato italiano AMSCI 1.8 GT. Come stavo dicendo, mi trovo a intervistare il primo pilota della categoria expert, che davanti a lui c'è un nuovo modello che viene della Scepis Model. Ok, allora Alessio, benvenuto. Partiamo ad esaminare le novità di questo modello. In pratica il nome, dici un po' le novità, su cosa avete lavorato. Intanto un saluto a tutti quelli che ci seguono da casa. Sono Alessio e questo già lo sapete. Questo è il nuovo modello di casa Scepis Model, che in passato ha identificato le sue macchine con il nome MZ. Questa è la nuova MZ4. Macchina sviluppata recentemente da tutto il team Scepis Model, dal lavoro che porta avanti Fabio Boero già da un po' di anni a questa parte, insieme a Verardo Riccardo e Salvatore Scepis, che dà la possibilità, diciamo, di poter realizzare, partecipare e competere ad alto livello in questa categoria. L'MZ4 fondamentalmente è un qualcosa di nuovo, di nuova concezione. È un GT che presenta parecchie novità, in primis il baricentro delle sospensioni. Questa macchina qui, a differenza delle altre, è stata studiata più come una macchina 1.8 off-road da pista. Vediamo anche come è stato curato il particolare del posteriore, che rappresenta la cosiddetta balestra, proprio come le macchine da pista, per permettere alla carrozzeria di mantenersi più stabile, soprattutto sulle curve di raggio ampio, su quelle lì veloci. L'altra enorme novità sta sulla parte anteriore della macchina. La parte anteriore della macchina ci ha consentito di poter abbassare ulteriormente quelli che sono i punti di attacco degli ammortizzatori, di poter abbassare il differenziale, cosa che è avvenuta anche sul posteriore. Ci ha permesso anche l'utilizzo di una nuova barra a filo, studiata apposta per questa macchina. Tuttavia la macchina, quando verrà prodotta per essere messa in commercio, ci auguriamo il più velocemente possibile, ha fatto sì che, oltre a poter utilizzare la barra a filo, che è una mia personalissima scelta, Boero, ad esempio sull'altra macchina, utilizza la barra classica a coltello tradizionale che ci ha accompagnato negli ultimi anni. La macchina presenta anche un nuovo telaio, di per sé molto diverso dalla vecchia MZ3, è un telaio molto più largo. Questo ci ha permesso sicuramente di trovare più trazione, di poter far lavorare meglio il motore. La macchina, chiaramente, questa qui è la sua prima uscita ufficiale. Sono stato l'unico dei piloti MZ ad avere la fortuna, o comunque l'impegno, di poter sviluppare il prototipo della macchina. Quindi c'è sicuramente poca esperienza, abbiamo cercato di fare più chilometri possibile. Ci siamo concentrati molto sull'affidabilità, che è sicuramente ad oggi uno dei punti di forza che abbiamo trovato, perché è chiaro che il confronto poi si ha con gli altri in pista. Sin da subito la macchina ha presentato, rispetto al vecchio modello, all'MZ3, la versione del campionato europeo di Gubbio, una maggiore velocità in percorrenza di curva e un mezzo che scorre parecchio, una maggiore sterzata soprattutto nei curvoni veloci, che questo, diciamo, ci permette di poter utilizzare di più il cambio, di più la seconda marcia, in quanto la macchina riesce ad avere un grip davvero notevole. Insieme alla macchina, chiaramente, dopo tutti questi cambiamenti, questi abbassamenti, è stata fatta una carrozzeria dedicata. Questa qui è la nuova carrozzeria dell'MZ4, che, come possiamo vedere dalle immagini, è una carrozzeria che ricorda molto la carrozzeria barchetta dell'1.8 pista. Chiaramente i passaruota sono purtroppo adeguati a quello che è il raggio, anzi il diametro, della gomma del GT, però tutto il resto è stato ridotto al minimo, dal cupolino al frontale davanti,
alla fiancata. Qui ho portato, per fare un paragone, la vecchia carrozzeria che, anche se Fabio Boero la sta utilizzando, l'addome, in questo caso. Quindi è un esempio, la differenza dell'anteriore tra una carrozzeria e l'altra è palese. Insieme alla carrozzeria, chiaramente sto studiando un kit apposta, un kit sugli ammortizzatori davanti, un diverso supporto ancora più basso, un bumper anteriore ancora più piccolo, per permetterci di poterla utilizzare. La grossa differenza si nota dal baffo in basso. Questo è il vecchio baffo come lo usano il GT, questo è quello che siamo riusciti a fare noi. E siamo convinti che sicuramente alla lunga questo porterà un incremento di prestazioni non indifferente. Chiaramente Cassino sarà il primo esame della macchina, ancora abbiamo poca esperienza, la conosciamo poco, però siamo sicuri di poter fare bella figura. Abbiamo affidato questa macchina anche ad altri piloti, che era giusto che, anziché usarli i soliti Boero, Mazzeo di turno, anche gli altri potessero darci una propria impressione, un proprio paragone. Così in F2 con questa macchina qui correrà questo weekend Kevin Polimeni, che è un pilota calabrese giovane, 14 anni. Correrà il figlio di Skevis, Daniel, che è alla sua prima uscita nella categoria GT, che ad oggi si sta comportando benissimo. Poi ci sarà Rosario Giaimo, che correrà in F1, anche lui pilota siciliano. E infine in expert Fabio Boero, credo sia il re della categoria, chiamiamolo così, o sicuramente quello, la persona che ha vinto di più. Poi ci sono io, che comunque la cosa fondamentale di questa gara sarà, oltre che arrivare in fondo e vedere se, stressando la macchina in una pista come Cassino, che è una pista che in maniera particolare stressa il mezzo, sarà quello lì di arrivare in fondo, chiaramente il più avanti possibile. Insieme alla macchina, piccola parentesi, abbiamo qui per la prima volta anche il nuovo Gimar per la categoria GT, il nuovo Gimar Speed, anche lui alla prima uscita, quindi diciamo c'è un po' di carne al fuoco. Speriamo comunque di riuscire a portare a casa un ottimo risultato. Alessio, dal momento che hai... Aspetta che ti passi il microfono. Alessio, dal momento che hai esaudito in maniera molto ampia tutta la disamina della macchina, l'ultima cosa che ti vorrei chiedere è, per chi ci sta ascoltando e che è interessato a questo modello, dove lo potrà acquistare e da quando potrà iniziare a acquistare questo modello? Il mese, diciamo, di partenza e di lancio. Allora, per quanto riguarda la data di lancio del modello, ancora non abbiamo una data precisa, perché comunque la macchina è stata ultimata per il team solo una settimana fa. Quindi è solo da questa qui è la prima macchina definitiva, però è chiaro che per andare in produzione vogliamo essere certi che tutto sia al posto giusto. La cosa, scusate, non avevo previsto. L'altra cosa fondamentale è che chiaramente vogliamo essere certi che la versione definitiva sia veramente quella definitiva. Vogliamo già consegnare un modello chiave in mano, pronto corsa. Soprattutto stiamo puntando molto alla facilità di utilizzo e di montaggio, che credo siano i criteri fondamentali per chi si avvicina a questa categoria. Per quanto riguarda i rivenditori, tutti i rivenditori Skevis Model in Italia verranno muniti di questa nuova macchina. Un'ultima domanda, la tua impressione da quando si trovi qua con questo nuovo modello? La mia impressione qua è, chiaramente non avendo grosse esperienze sulla categoria, però avendo testato la macchina vecchia e la macchina nuova su piste giù da noi in Sicilia, posso dire che sicuramente il miglioramento c'è stato. C'è stato un grosso incremento di prestazioni e anche soprattutto di affidabilità. Addirittura in alcune piste in Sicilia il paragone è stato fatto con la categoria più piccola, con l'1-10. In alcune piste, in alcune circostanze ci siamo avvicinati molto come tempi sulla prestazione sul giro e anche sui 5 minuti all'1-10, e questo ci ha dato molta fiducia, tanto che la scelta di venire qua proprio apposta, pur gli altri piloti non avendo mai provato la macchina, è stata proprio per questo, perché secondo noi il mezzo ad oggi può essere molto competitivo. Ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato Alessio Mazzeo in questa disamina tecnica di questo nuovo modello.
ti auguriamo un grosso in bocca al lupo per questa prima prova, sperando ovviamente che questi risultati da voi attesi si possano poi rivelare. Ciao! Un saluto a tutti, ciao a tutti! Ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato Alessio Mazzeo in questa disamina tecnica di questo nuovo modello. Ti auguriamo un grosso in bocca al lupo per questa prima prova, sperando ovviamente che questi risultati da voi attesi si possano poi rivelare. Ciao! Un saluto a tutti, ciao a tutti!